So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. Al centro sportivo Salvaguardia Latina. Nerazzurri e il Bari pareggiano 0-0 per il campionato allievi nazionali. La formazione di Vallone scende in campo con Scarzella, Pell, De Cesaris, La Terra, Celli, Rinaldi, Ricci, Volski, Sbordone, Barone e Moccia. In panchina Cipolla, Fagiolo, Raudino, Guardabasso, Barillaro, Toma, Dauria, De Renzi e Rufo. Il Bari risponde con Perna, Nassisi, Colonna, Natale, Colaianni, Mastro Pietro, Scalera, Mancini, De Palma, Castrovilli e Mongello. Mister Monaco lascia in panchina Raimondi, Lisi, Amoruso, Bianchi, Oliva, Cassano e Pastore. A partire meglio è la formazione di casa, subito pericolosa con questa percussione sulla sinistra. Ma la spera, danza sulla linea di porta e termina di poco sul fondo. Latina, pericoloso verso il quindicesimo minuto, quando il tiro a botta sicura di Barone termina sulle braccia di Perna e a lato. Pari che agisce più o meno in ripartenza, come in questa conclusione, terminata di poco sul fondo. Al venticinquesimo minuto, altra occasione per i padroni di casa. Da questa botta del numero 10 arriva il tiro di La Terra, ma la palla termina sul fondo. Secondo tempo, che si apre con ben altre intenzioni da parte dei nerazzurri, che provano questa conclusione con il numero 9, Sbordone, ma il tiro a giro termina a lato. A metà ripresa, è ancora Latina a provarci, come con la botta di Barone, ma ancora Perna a rispondere. Calcio d'angolo. Occasione più ghiotta per la formazione di casa, sta per arrivare poco dopo. Da questa percussione di Sbordone arriva la botta da fuori del suo numero 5, palla alta. 37 minuti di gioco e il punteggio è ancora sullo 0-0. Il Latina ancora che ci prova e da questa bella azione manovrata arriverà la conclusione, ancora botta sicura di Sbordone, ma è un ottimo Perna a dire di no. L'ultima emozione al 47esimo in corso, dalla punizione di Barone il colpo di testa vincente sarebbe di Rinaldi, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Il replay del gol annullato a Latina. Termina così, 0-0 per il Bari, è sicuramente un buon punto. Per Latina, un'altra occasione persa in casa.